Sabato 9 marzo alle ore 21 al Teatro ITC di San Lazzaro, un ritorno sul palcoscenico per uno spettacolo che è stato un grande successo di Nicola Bonazzi e Mario Perrotta, che è anche il protagonista, il titolo Italiani Cincali. Benvenuto Mario. Buongiorno, buongiorno. Allora, sì, è stato veramente un grande successo per la compagnia del Teatro dell'Argine, anche personale per me e Nicola, e per me come interprete. Da lì è partita, diciamo, una parabola artistica mia che ancora va avanti, e a quello spettacolo io personalmente devo tante cose, ecco. Sicuramente è tornare a casa, lì dove è nato, è una cosa importante, tra l'altro appunto per festeggiare i 20 anni di gestione dell'ITC da parte della compagnia del Teatro dell'Argine. Abbiamo scelto, diciamo, dei cult del nostro percorso, ecco. E questo è uno spettacolo che è veramente un cult, io l'ho visto un paio di volte e vi consiglio assolutamente di vederlo perché è uno spettacolo di narrazione bellissimo. Stiamo parlando di una storia che ci porta dall'Italia al Belgio, pezzo di storia italiana che forse pochi conoscono o hanno conosciuto grazie al tuo spettacolo, perché fino ad allora, insomma, era molto sotto traccia. Eh sì, sì, racconto la primissima emigrazione italiana del secondo dopoguerra, cioè 20 giorni dopo il referendum che stabilì che l'Italia sarebbe stata una repubblica e non più una monarchia. 20 giorni dopo il primo atto repubblicano della nostra storia fu firmare il contratto con il Belgio per mandare i nostri contadini a fare i minatori nelle miniere del Belgio, in quanto perdenti la guerra, e quindi non potendo rifiutarci, ecco, di fare qualcosa che quasi nessun altro voleva fare, soprattutto i minatori autoctoni, non volevano più scendere in quelle miniere a marce, dove infatti poi ci lasciano la vita migliaia di italiani. È una storia che ci porta anche all'oggi, perché in qualche modo, al di là della tragedia, parliamo dell'emigrazione, in questo caso forzata, tutto sommato, di italiani per andare a fare i minatori. Oggi parliamo di migrazioni, di persone che scappano e vengono da noi, di italiani che scappano, tra virgolette, metto scappano, e vanno all'estero per cercare situazioni lavorative migliori. Eh sì, la situazione non è cambiata, semmai oggi ci troviamo nella gran parte dei casi sull'altro fronte della barricata, cioè come paese accogliente, ma accogliente è una parola, diciamo, difficile da usare nei confronti di un paese come l'Italia, che di accogliente ha veramente poco, soprattutto oggi con chi ci governa in questo momento, diciamo che l'accoglienza è l'ultima parola che possiamo usare. Facciamo le stesse cose, ci comportiamo nello stesso modo indecente con il quale si comportarono gli abitanti del Belgio, della Svizzera, della Germania, di tutti i paesi che ricevettero emigrazione italiana. Forse per una sorta di, come posso dire, sindrome di Stoccolma, non lo so, cioè facciamo agli altri ciò che è stato fatto a noi, invece che aver imparato da quell'esperienza, no? Quindi lo spettacolo purtroppo resta attuale. Cioè, uno dice, vabbè, ma mi parli della storia di 70 anni fa? No, ti sto parlando di oggi, ti sto parlando di quali livelli di non umanità si possono raggiungere pensando di usare le persone come fossero oggetti da lavoro, ecco. Tanto è vero che quella migrazione che racconto fu proprio il frutto di un accordo commerciale, cioè il primo atto firmato da De Gasperi fu quell'accordo con il Belgio, c'era scritto che a fronte di 200 kg di carbone al giorno l'Italia mandava un minatore a lavorare in quelle miniere, quindi veniva scambiato un corpo del lavoratore con della merce, che era il carbone, dimenticandosi che appunto quei corpi lavoratori erano poi persone. Gli venne promesso la qualunque, alloggi dignitosi e a prezzi moderati, e li misero nelle baracche dei campi di concentramento nazisti. Cioè, appena arrivarono gli alleati, liberarono i campi di concentramento dei prigionieri russi e campi di concentramento creati dal nazismo in Belgio, che era terra occupata dai nazisti, e ci misero gli italiani che andavano lì a lavorare, quindi in condizioni tipo un bagno per 1.000 persone, parliamo di queste cifre qua, appunto baracche di lamiera. Belgio non è che fa esattamente caldo, soprattutto l'inverno, no? Questo andò avanti per parecchio tempo, e poi lo stillicidio di morti quotidiani che non si è mai fermato fino a che le miniere non hanno chiuso negli anni 90. Io consiglio questo spettacolo, come ripeto, perché Mario è bravo, lo spettacolo è scritto meravigliosamente, è bellissimo, è uno spettacolo che ci permette di guardarci allo specchio, grazie a una sorta di gioco appunto teatrale di macchina del tempo, chiamatelo come volete,
Guardatelo e poi ripensate quando siete usciti a come vivono quelli che raccolgono i pomodori con cui noi poi facciamo la conserva che usiamo per fare il ragù, per esempio. Esatto. Nelle baracche nella pianura foggiana. Questo per fare un esempio qualsiasi. Esattamente, è proprio questo. Grazie, grazie a voi. Grazie Mario.